ragazzi, benvenuti a un nuovo tip. Quest'oggi cercherò di rispondere a una domanda che mi ponete in molti, vi do anche nei forum e nelle varie discussioni su Facebook che si parla molto di questo argomento, cioè di quanto riguarda i poll, cioè le aste, per quanto riguarda a far passare le aste ai controlli aeroportuali. Vi spiegherò un po' la mia esperienza e più o meno cosa consiglio io per quanto riguarda appunto il passaggio all'interno dell'aereo con le aste per la GoPro. Innanzitutto parto col dire che se avete la possibilità vi conviene mettere l'asta nel bagaglio da stiva, quindi una volta fatto il check-in poi passerete i controlli senza avere a mano o nel bagaglio a mano l'asta. Se invece avete solo il bagaglio a mano, quindi dovete per forza passare sotto il metal detector i controlli aeroportuali, vi consiglio innanzitutto di estrarre il GoPoll e farlo presente che lo avete. Consiglio anche di attaccarvi la videocamera sopra con il supporto, poiché così il controllore aeroportuale, anche se non sa di cos'è questo oggetto, vedendo la videocamera capisce che poi è un'asta estensibile per la videocamera. Un altro consiglio che vi do è arrivare sempre con l'asta chiusa, perché se non arrivate con un'asta allungata al massimo, sennò poi uno si fa due domande e vede anche l'intera estensione del supporto, quindi può essere magari un danno, insomma può farvi più domande oppure addirittura fermarvi l'oggetto. Quindi consiglio di tenerlo chiuso, metteteci sempre la videocamera sopra e mi raccomando estraetelo dalla valigia, quindi nei vari cassettini in cui si può riporre il cellulare oppure il laptop, il computer, inserite anche poi la videocamera con il supporto. Per quanto riguarda invece il gimbal, ecco qua io ne ho uno. Allora io di solito viaggio sempre quando ho un bagaglio a mano, viaggio sempre con il gimbal all'interno, con anche la videocamera magari su. Questo qua è oggetto più di controlli da parte dei controllori aeroportuali, io di solito lo estraggo sempre dalla scatola, molte volte mi viene chiesto cosa serve, cos'è. Dopo una breve ispezione però me lo fanno sempre passare, ecco, ho passato vari aeroporti sia in Europa che in Asia e non c'è stato nessun problema. Ricapitolando, le tre regole che dovete seguire è esporre sempre il poll, chiuderlo, richiuderlo al massimo possibile, quindi renderlo il più piccolo possibile la sua estensibilità e magari attaccarci la videocamera sopra per far capire che appunto è un accessorio per la videocamera. Per il tip di oggi è tutto, spero che vi sia stato utile, ho delle piccole novità da dirvi. Una di queste novità è che non vedrete più i miei video solo nel mio canale YouTube, ma li vedrete anche nella pagina GoPro Community Italia. E ringrazio Tommaso per questo. Vi ricordo che potete iscrivervi al canale YouTube e vi ricordo che potete anche mandarvi i vostri foto e video nella mia pagina Facebook Rodrigo's HDTV, che i migliori saranno pubblicati. Ciao a tutti!